Locheri può andare con la doppietta personale, la palla dentro per Marconi, 2-0 Atalanta, finisce il campionato, primo gol in Serie A per Marconi. Cumezzani era partito benissimo con la rete al 37esimo di Marconi, eccola qui. 1-0 proprio per il Lumezzane, poi succede un po' di tutto nei minuti finali del primo tempo. L'Atalanta comunque sia sempre una buona squadra, è sempre difficile giocare contro una squadra di Serie A, anche se, perché comunque sia siamo una squadra di Serie C. Per un giocatore che viene dal settore giovanile dell'Atalanta comunque la massima aspirazione sia arrivare in prima squadra dove è cresciuto. Poi se sarà possibile ben venga, se non sarà possibile andrà da qualche altra parte. Pallone in avanti, il velo di Ferretti per Tattini, area di rigore, Tattini mette in mezzo Marconi, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, l'arciere Michele Marconi, 2-0 del Pavia, l'arciere Michele Marconi, 2-0. Pergo Crema perveniva al raddoppio con inserimento in area dalla sinistra di Caccavallo, il quale saltava Kiem per poi offrire a Marconi il comodo tap-in del 2-0, risultato con il quale le due squadre andavano al riposo. Da pallone parte il cross, il colpo di testa, la rete! La rete! Il vantaggio dell'Unione Venezia! Accorcia le distanze all'87esimo Marconi, fissando il risultato sul definitivo 4-2. Il gol decisivo poi nella ripresa, sullo spiovente al limite dell'area piccola, Marconi anticipa Rossi in uscita e lo scavalca di testa. Alessandria prova a reagire, il Sutilo respinge i primi assalti, ma al 17esimo Mezzavilla suggerisce in area per Marconi, che in diagonale fa 1-1. È un buon momento per i padroni di casa. In vantaggio al 20esimo con Marconi, un gran tiro da fuori area da 40 metri. Il Lecce passa in vantaggio con Marconi che sfrutta un pallone a pochi passi dalla porta. I campani protestano, ma la posizione dell'attaccante giallorosso risulterà regolare. L'ex Sestu, il migliore dei suoi, supera Mantovani con una serie di dribbling ubriacanti e pennella al centro un traversone con i giri perfetti per Marconi che, lasciato incredibilmente solo da Pucino, supera un incerto Adamonis. E per l'arbitro ci sono nuovamente gli estremi per il calcio di rigore. Dal dischetto Marconi tira una fucilata e impallina il Prato, che esce a testa altissima, ma con niente in saccoccia. Verso la velocità di Gonzalez, la palla dentro di destro, bellissima Marconi! 1-0 Alessandria! La rete di Bomber Marconi al 15esimo, la sblocca. Sestu dalla fascia destra imbecca Marconi che realizza un gran gol. L'Olbia prova a reagire ma contro i grigi è impresa da Scalatori. Nella ripresa Bernardo Mereu tenta il doppio cambio, dentro Pired e Pinna. Dalla bandierina allora. Il traversone in mezzo, il colpo di testa, la palla deviata e c'è il gol di Marconi, il vantaggio dell'Alessandria al minuto numero 13 con Michele Marconi, ancora lui, ancora una volta porta avanti i grigi. Due rigori già siglati in questa stagione per Batman Marconi, c'è il fischio di Colombo, la rincorsa, il tiro e la rete, il raddoppio dell'Alessandria con Michele Marconi, stavolta su rigore, sale a quota 7 nel giro di 120 secondi o poco. Nicco, il contropiede dell'Alessandria, Nicco prova a sventagliare per Marconi che stoppa di testa, di petto Marconi e gol. Questa è la squadra che l'anno scorso ha sfiorato la B, ora la riconosciamo. Marconi 5-0 al minuto numero 5 di questa ripresa, partita finita.
tre reti dal dischetto. Marconi, tiro e gol! Il pareggio dell'Alessandria! 5 anni dopo, la rovesciata! Incredibile! Di Marconi, il raddoppio dell'Alessandria! Che gol fantastico! Che gol fantastico! Plana sui cieli di Gotham City, di Alessandria! Batman Marconi, e raddoppia subito! La Seleca, in mezzo però Nico, la sponda per Marconi, la mezza girata! La tripletta è finita! È finita! Che gol di Marconi! Che tripletta di Marconi! Già il Moccagatta, intanto il pallone in orizzontale, ottimo per Bellazzini, che cerca di pescare Marconi! L'ha rifatto! L'ha rifatto! E ancora va a segnare su Alessandria! Marconi, il 2-1! Con un'altra girata incredibile! Ribaltamento di fronte e la Pisa chiude la partita. Cross pennellato di Marin, stacco perfetto di Manconi e lo 0-2 è cosa fatta. Perché è un attaccante completo, è bravo in tutte le fasi. I complimenti a Michele Marconi da parte di tutti i compagni della panchina, mentre dall'altra parte c'è il tiro e il gol!